Ma hey Cooch, ben ritrovati dal vostro AndrewLink91 su UK Watch 3. E oggi su UK Watch 3 cosa si fa? Finalmente si va alla Yopple, si inizia il capitolo della Yopple. Ovviamente sarà un capitolo in due parti. Spero di farne almeno due. Un massimo di due. Spero sia in sole due parti, perché è un capitolo abbastanza lungo. Però dopo prenderebbe troppo tempo. Se è più di tre parti, prenderebbe davvero molto tempo. Ad ogni modo è giorno e possiamo entrare da Vitaliano. E quindi benvenuti. Andare alla Yopple. Oh salve, lasciami indovinare, volete sapere come arrivare all'azienda Yopple? OMG, saggere il pensiero. Volevamo chiederle proprio questo. Sì. Questo stralunato, cosa sarà mai? Perché lascia vedere gli yokai? E come sa dell'esistenza dell'azienda Yopple? Qualcosa non torna? Perfetto, già, vedi, lui dice, sì, è giusto, però datemi solo un minuto, devo ultimare i preparativi. Oh, grazie, lei è molto umano. Grazie, fa lavorare di più. Qua è notte, perfetto, allora possiamo andare alla Yopple, ma posso... Oddio, non ho il teletrasporto fino a lì, devo andarci per forza a piedi. Comunque sia, tanto a titolo informativo, vi faccio sapere che sì, farò tutte quante le missioni Blasters T, anche se richiederà molto tempo perché sono davvero lunghe, ho letto. Addirittura ci sono quelle con 45 piani. E Tomnian! Ehi, ciao piccoletto, non ho tempo per te, vai a sotto qualche macchina perché è morto in quella maniera. Poverino, però non può più morire. Salve ragazzi, fatemi indovinare. Siete qui per la visita all'azienda Yopple? Eh? E lei come lo sa? Volete proprio sapere come lo so, Nella prima mai una risposta diretta da questa tizia. Perdonatemi un secondo, vado a ultimare i preparativi. Lui mi sembra Pops di Regular Show. La voce è quella, è uguale. Per questo gli do questa voce un po' frequente, chiusa così. Wow. Caspita, questo cos'è? Quando siete pronti, questo portale vi farà arrivare direttamente all'azienda Yopple. Mo non cambio, arrangiate, che cavolo. Questi mi fanno lavorare il doppio, voglio far lavorare. Super mega mitico! L'azienda Yopple è un luogo davvero interessante, sono sicuro che ti piacerà. Sicurissimo! No, vabbè. Stavo pensando una cosa, ma farla in... mi ci vorrebbe troppo tempo. Azienda Yopple, arriviamo! Oh yes, oh yes. Oh oh oh, già vedo roba. Già vedo roba che mi piace, velenotto! Wow, così questa è l'azienda Yopple, è gigantesca! Sì. Siamo arrivati, great! OMG, questa è l'azienda Yopple? Sì, è questa. Ha 11 anni. Geniale! Geniale? Buoni auspici. Ma come buoni auspici? Ma non si dice così! Non è la traduzione corretta! Non si dice buoni auspici, comunque sia, lascia perdere tanto. Sono Luna Celesti, appassionata di tutto. Tutto, lei è appassionata di tutto. In effetti, da quello che vediamo, sembrerebbe così. E tu? Io sono Andrea Adams, ma... ma... cosa? Non ci credo! Il super mega iper famosissimo maestro yokai! Andrea, sei davvero tu? Maestro yokai? L'umano di Valdoro con tantissimi amici yokai che stavamo cercando! Non c'è da meravigliarsi, sono sapendo non riuscire a trovarti negli USA! Sono davvero famoso? Chi l'avrebbe mai detto che il grande Andrea fosse un tipo così ordinario? Grazie. Vabbè, sì, insomma, sono piuttosto normale. È così ordinario da essere straordinariamente ordinario. E ci è rimasto male. Sì, ci rimango male, sì. Mi stai prendendo in giro? Assolutamente no, non potrei mai essere il mio idolo. Benvenuti alla Yopple. Ma qua devo fare la voce robotica di questo? Cavoli, un robot? Che schianto! Ma guardate che carrozzeria, un capolavoro! Mi chiamo Yopplebot, sarò la vostra guida. Oh, c'è un robot d'accoglienza, c'era da aspettarselo dalla Yopple. La
rappresentanti del genere umano in possesso dello Yokai Watch modello U. Meglio noti come Andrea, lo Zebuno Celesti. Affermativo? Affermativo, credo. Ma cosa intendi per rappresentanti del genere umano? La messa di quest'oggi include rappresentanti del genere umano e Yokai. Voi siete stati scelti come rappresentanti del genere umano. Fortunati! Ha ragione, è davvero un grande onore. Attendere, prego! Accesso al cloud in corso! Perché urla ora? Installazione completata, i vostri inventari sono stati combinati. Sì! Perfetto, e ora si va alla grande. Utile, utile. Come? Cosa hai fatto? Oh, quindi adesso condividiamo gli oggetti? Non sapevo fosse possibile. Siete entrambi rappresentanti del genere umano. Condividere non sarà un problema. Momento. Sarà sicuramente un problema. Puoi rimettere le cose a posto? Condividere tutto all'improvviso mi sembra azzardato. Non saprei, Andrea. A me sembra utile. Quel che è tuo è mio e quel che è mio è tuo. Non è meglio così? Non proprio. È come se mi avessero tolto tutto. La visita di te nell'allestimento. Attendere, prego. Approfittate di questa attesa per conversare con gli altri rappresentanti. Ok. Shibanya già ha sonno? O si era addormentato? Un momento, ma se io andassi qua giù non posso andarci di più di così, no. Dunque, qui abbiamo... Ah, Arachnus! Oh, sei tu, Andrea? Sono passati quanti? 60 anni? Ehi, Andrea, ti ringrazio per averci aiutato a sconfiggere gli spettrali. Arachnus, Legabatrax! Sì? Quali sono gli yokai classici? E il leader delle fazioni yokai rivali di Valdoro, i Polpanime e gli Spiritossi. Hai capito il maestro yokai? Se la fa con i pezzi grossi, eh? Mi fa arrossire. Ma cosa ci fanno qui il capo di Polpanime e quello degli Spiritossi? Siamo stati invitati alla Yopol come rappresentanti degli yokai classici. Sono impaziente di visitare la fabbrica in cui costruiscono gli yokai watch. La tecnologia moderna è davvero sorprendente. Al contrario, io non sono un amante di queste diavolerie moderne. Ma raga, Batrax mi ha costretto a venire. Su, via, non fare sostenuto. Non sei felice di aver incontrato Andrea? Diciamo che questo viaggio non è stato del tutto inutile. Andrea, finalmente gli Spiritossi Polpanime mi sembrano andare d'accordo. Ce ne hanno messo di tempo. Non fare il modesto, se non fosse per te Andrea starebbero ancora litigando. Dici sul serio? Caspita, il maestro yokai si è fatto suo. Incredibile, ancora di più per un ragazzino così ordinario. E questo non è prendermi in giro? Giurin Girello, non ti prendo in giro. Anche Usabion dice, no, no, Andrea, guarda, ti sta prendendo proprio noi in giro, peggio. Ecco, sorpresa rovinata, sapevo che ti avrei trovato qui. Prof. Oh, bene, sai, professor, che ci fai qui? Beh, se proprio vuoi saperlo, siamo qui come rappresentanti dei yokai leggendari. Potrebbero scegliere altri, però... Un momento, Luna, conosci professor So? Certo, ci ha fatto una lezione di ingegneria aerospaziale un po' di tempo fa. Contento tu. Ora che abbiamo finito i convenevoli, lasciate che vi spieghi. Lasciate che vi spieghi, gnegnegne, quello che servo sono dei gustosissimi spoiler. Come osi? Le mie spiegazioni sono preziosissime. Ma per favore, spoiler, le tue spiegazioni senza senso non piaceranno a nessuno. E in effetti neanche gli spoiler sono così tanti amati. Gli spoiler non sono amati. No, così tanto, proprio non sono proprio amati. Le mie spiegazioni rendono saggi, i tuoi spoiler sono pura spazzatura. Come hai chiamato i miei spoiler? Puzzo fessorso, ma cos'è? Come osi? Avrebbero potuto imitare qualsiasi altro yokai leggendario, perché loro? Che diamine stava pensando la Yopper quando ha scelto questi due? Forse per il loro XD Factor? No, non è XD, è cringe sta cosa. Molto cringe. Ma tanto. Allora, andiamo prima da questa qua, va. Come l'hanno chiamata qui? Ricevuto! Salve, anche voi qui per la visita guidata alla fabbrica? Già. Mi chiamo Velo Tempo, veloce più del vento. Sono Spioniglia, agente Spioniglia. Ah, quindi lei è un agente. E siete lo stessi chiedendo, siamo rappresentanti dei American Yokai. Hello! Loro due sono i rappresentanti del genere umano da Valdoro. Valdoro, che bello! La visiterai in un lampo? Grazie. Davvero? Mi fa piacere che ti piaccia. Hai provato il tempura, è squisito. Non è vero, meglio il sushi? Wow. No, è meglio il tempura. Certo che ve ne intendete di cibo.
Certo, è la nostra città e paradiso del cibo. Se vieni a trovarci posso farti vedere un ottimo negozio di sushi. Piantala. Davvero delizia al tempura? Vieni a trovarci e ti farò vedere. Oh cielo, quante scelte deliziose. Andrà, dobbiamo andare a ritrovare. Certo, perché no. Sushi tempura, che delizia. Il sushi, beh, il sushi giapponese è una cosa totalmente diversa da quello che abbiamo noi qui. Però il tempura è tempura, a voglia di. Per mille giravolte sei tu, Andrea. Che sollievo per i miei occhi, che piacere vederti. Fratelli Koma, Koma Jiro e Koma-san. Koma-san, Koma Jiro, cosa ci fate qui? Quelli della Yopper ci hanno invitato a fare una visita guidata della fabbrica. Siamo stati scelti tra centinaia di yokai come rappresentanti di yokai ordinari. Siamo perfetti per questo lavoro. OMG, chi sono questi yokai splendidi? Sono così carini. Sono così carini che vorresti ritrovarli. Ritrovarci per mille giravolte. Ma guarda che faccino, guardatelo! Anche in preda al panico adorabile! Finalmente conosco dei yokai veramente splendidi quanto carini! Non come Sapian! È completamente oscuro! Splendido non è neanche nel suo vocabolario! Piccolo e insolente! Solo paragonarlo a questi due carinissimi yokai è un insulto per loro! Razza di... Canaglia! Ah! Scusa, scusa, non volevo! Sono davvero divertendo questi due. Divertendo è un bel parolone. Ma mettiamo la marcia imperiale sotto, perché la marcia imperiale dell'impero. Quindi la marcia dell'impero, non imperiale, però avete capito, dai. Ehi, sei tu. Bene bene, è un piacere ritrovarti in questo contesto. Bellenotto, Kyubi, prenderete parte anche voi alla visita della fabbrica? Ebbene sì. Siamo rappresentanti degli yokai Elite. Direi che hanno fatto un'ottima scelta. E questa giovane ragazza? Geniale! Geniale? Sono Donna Celesti. Sono amica del qui presente maestro yokai Andrea. Maestro yokai? Cosa significa questo appellativo? Niente, niente. Non far caso a lei. E abbiamo finito allora. Ottimo. Gentili ospiti, l'attesa è terminata. Permettetemi di accompagnarvi in questa visita guidata della tienda Yopol. Sono commosso. Non pensavo avrei mai sentito queste parole. Un momento, perché sono l'unico con le lacrime agli occhi? Hai sentito il robot, Andrea? Muoviamoci ad entrare. Sì. Va bene. Ciao ciao, Whisper, buon piagnisteo. Aspettatemi, non lasciatemi qui. Che ingrati, cosa volete saperne voi delle emozioni? Beh, bastava andare dietro, Whisper, bastava correre. Dunque, è ora di scambiare team? Ma sì, dai. Beh, il team, insomma, non è tanto male. Poi comunque se a fine gioco ne avrò già pronto un altro. Per il momento poi, vabbè, siamo con questo team. Poi lo passerò a Luna, comunque sia, vedremo poi da farsi. E allora, signor Yopolbot, come funziona qua? Ma guarda quanto spazio! Prima tappa della vita, un modellino dell'edificio. Ah sì? Ho scoperto che, praticamente, ora che lo vedo, effettivamente l'edificio della Apple è rotondo, come questo. Quindi mi chiedo come abbiano fatto a non pagare i diritti d'autore. Oppure l'hanno pagati, chi lo sa. Questo modellino è la rappresentazione dell'alto dei nostri uffici. Come potete notare, sono tutti utilizzati i design architettonici ultramoderni. Questi tizi della Yopol hanno preso il futuro e li hanno piantato nel presente. Siamo compiaciuti del vostro stupore. Vogliate dirigervi verso quella porta laggiù, così da raggiungere il giardino? Il giardino. Vediamo un po' questo giardino. Questo è il giardino. Che belle foglie, danno un senso di pace. Siamo compiaciuti della vostra gioia. Obiettivo, senso di pace raggiunto. Stare a fornire l'access ai dipendenti dell'azienda. È davvero una buona idea. Vero tempo? Non serve certo un agente segreto per capire a cosa stai pensando. Per fare un giro del giardino a tutta velocità, non è vero? Ah, mi dispiace, ma hai sbagliato. Sono 5 giri del giardino, non uno. E non ho pensato affatto. Dato che ho appena fatto 10 giri intorno a tutto l'edificio Yopol. Davvero?
Non mi ero accorta che te ne fossi andato. Ricevuto! Non far finta che sia notevole. Seguendo questo percorso arriveremo all'ufficio del presidente. L'ufficio del presidente? Quel presidente intendi dire? Il signor Mark Horkaberg? Incontreremo Mark Horkaberg in persona? Affermativo. Procediamo verso l'ufficio del presidente. Beh, non è che... non è che il presidente sia Mark Horkaberg, però... lo è diventato. Questo è l'ufficio del presidente. Per mille giravolte, questo sì che è lusso. Signore, ci sono degli ospiti. Oh, arrivo subito. Eccolo qua, guardalo. Ehi. Perché sa tutto quanto? Pare che non può. Salve ragazzi, grazie per essere passati. Il presidente dell'azienda, Mark Horkaberg. Per mille giravolte, con onore. Siamo in presenza del presidente in persona. Questo è l'altro per i nostri gentili ospiti. E tu devi essere Andrea, giusto? Il tuo Yo-Kai Watch è davvero bello. La ringrazio. È così, questo è il sogno. Il presidente deve andare in riunione. Oh. Di già, che peccato. Grazie per avermelo ricordato, Yopplebot. È l'ultima meraviglia tecnologica del campo delle comunicazioni. Siamo compiaciuti del vostro complimento. Bene, con permesso, purtroppo devo andare. Divertitevi durante la visita. Sì, signor presidente, signore. Seguiamo quindi la visita guidata della fabbrica. Bip, bip. Torniamo all'ingresso. Bip bip, cos'è? Wily Coyote, bip bip. Oh oh oh, finalmente scopriremo il segreto degli Yo-Kai Watch. Super, non vedo l'ora. È ora di andare a scoprire ciò che ci attende. Vediamo quindi come sono fatti gli Yo-Kai Watch. Qual è il loro segreto? È giunto il momento, Mark Horkaberg, stiamo arrivando. E questi lo scrivono di cosa? Come hanno fatto ad entrare? Intrusi individuati. Il presidente non è simpatico a tutti, anzi è spesso preso di mira dai rivali. Siamo sicuri che sia questo l'atteggiamento giusto per una situazione del genere? Ah, le insidie della gloria. Neanche Mark Horkaberg può evitarle. Se questi tizi sono qui per far baldoria, non potevano scegliere il momento peggiore. Se hanno cattive intenzioni, questo gruppo gli farà sicuramente cambiare idea. Che gioia sentirti dire certe parole. Stavo pensando la stessa cosa. Stavo pensando di prenderli a botte. Di certo non quello che hai pensato tu. Non sei divertente. Come ho stato interrompere la visita? Vorrei insegnarvi le buone maniere. Dalmi via e in un lampo metterò questi ben diagrammi a tappeto. Mi bastano 2 secondi. Possiamo menare le mani? Credo ci sia bisogno delle nostre speciali abilità, che ne dici? Facciamogliela vedere. E distruggiamoli allora, dai. Con la nostra nuova squadra. Se non si spostano, io vado. Ho aspettato appunto per vedere se si spostavano, ma a quanto pare no. E dai. Ah, resistenti, eh. Beccatevi questo! Toh! Magna! Ma non è vero! Ma perché? Ma guarda se siete proprio dei pezzenti, eh! Certo, si aspettava un pochino di più a fare l'Energy Max, se poteva fare tutto il giro del campo. E guarda quello come si muove. Ok, è fatta, dai. A posto. Quello però ballava per tutto lo schermo. Non lo so se è normale. Pure pochi punti danno. Ok, avete finito di far casino? Arrivo!
Ah, accidenti, se non ci avessero visto. Ci è mancato poco. Potevamo avere l'autografo di Mark Orkaberg. Ah, l'autografo volevano? Come dite? Cosa? Non erano i pentagrani. Erano solo degli ammiratori? Sembra di sì. Attacchi rapidi! Wow. Oh cielo, voi American Yokai sapete davvero il fatto vostro. E quello è niente. Beh, bene notte, bene notte. Aprite bene gli occhi. Questa è la forza degli Yokai di Valdoro. Voi Yokai di Valdoro andate davvero fortissimo. Yokai del Giappone. Dicono Valdoro perché per non far capire che è Giappone, no? Per mille giravolte ero paralizzato dallo spavento. Affermativo. Molto bene, molto bene. Torniamo all'ingresso. Delisa cederà la fabbrica. Ottimo. Bravi ragazzi, ottimo lavoro. Vi siete fatti valere. Certo. Ora però procediamo. Ecco, ma un altro Yopolbot. Da questa parte per la fabbrica segreta degli Yokai Watch. Degli Yokai Watch MC, ma è grandioso. Sta tutto elettrizzato, la metà l'ora. L'ascensore ci porterà al piano inferiore. Dai allora. Voglio vedere questi Yokai Watch. Oh yeah. La prima cosa daremo un'occhiata all'altare degli Yokai Watch. Questo è lo Yokai Watch Model Zero, il primo Yokai Watch mai creato. Wow, è così antico che sembra urlare che in Cagliaria d'epoca. Questo modello è della prima generazione di Yokai Watch. Oh cielo, quanti ricordi mi tornano alla mente. È un modello creato dalla prima volta che ci siamo incontrati. Accanto a quest'ultimo potete notare la versione disegnata per la clientela femminile. Guarda che bel cielo brillante. Sembra essere uscito da un cartone animato. Quasi. Riesco a immaginare che dico indossa, le starebbe benissimo. Dimmi Andrea, perché hai quel sorriso sulla faccia? Non sono affari tuoi. Ovviamente. Il prossimo è il prototipo dello Yokai Watch Modello U. La versione di prova del Yokai Watch cade adesso al polso. Sapevate che questo prototipo è stato esaminato e studiato per poter progettare nel minimo dettaglio lo Yokai Watch modello U? A proposito, la U di Yokai Watch modello U sta per... Chiaro. Ah, ok. Squalo razzo? Com'è che si chiamava questo? Ce l'ha il nome? Per mille giravolte questo sì che è un pesce! Questo è Squalobot, così semplice era? C'era su Yokai Watch Wibble Wobble? Squalobot. Lo squalo robot dell'azienda. Al momento è molto calmo, può diventare violento con molta facilità. E quello sarebbe calmo? Non so immaginare come possa essere in preda all'ira. Mi chiedevo la stessa cosa. Guasta feste. Rovina la sorpresa, vedete quella trivella sul muso? Si lancia contro qualsiasi cosa, la sfonda, poi attiva la trivella e... Per carità, ho sentito abbastanza. Ora dirigiamoci verso un sala di riunioni, devo assistere a una riunione di progettazione. Una riunione di progettazione? È un processo importantissimo nello sviluppo degli Yokai Watch. Let's go! Un'occasione del genere non me la lascio certo perdere. Magari riusciremo ad avere notizie prima su dei nuovi prodotti. Andrea, dobbiamo affrettarci. Ok. Ah, ma c'era... A parte che c'era, beh, il modello sogno e il modello... lo Yokai Pad, ma... Questi altri? Non posso neanche girare la visuale, che sfiga. Comunque sia, la lettera U sta per universale. Questa è una cosa molto semplice, potevano anche dircela. Non serviva per forza... fare tutte quante quelle scene. Ad ogni modo, domani, nell'episodio di domani, andremo avanti e vedremo appunto questa progettazione di Yokai Watch. Bene Cucci, per questo video è tutto. Come sempre vi ringrazio per averlo seguito e vi ricordo che in descrizione trovate sempre link per Twitter e Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.